Il mar Mediterraneo è da sempre un'immensa ricchezza, ma girando tante città vedo chiari i segni di come, in passato, per alcuni diventava un pericolo da cui difendersi. Anche qui a Vasto, in Abruzzo, provincia di Chieti, non mi è difficile immaginare quelle minacce spaventose, semplicemente guardando le mura che fortificavano la città. Un argine di pietra e mattoni eretto contro rischi mortali. Rischi che spesso portavano il nome tremendo di pirati. E se le mura cittadine con le quattro solide porte d'ingresso non fossero bastate, ecco il castello calduresco posto a baluardo. Fu edificato nel 400 dal marchese di Vasto e fu pensato per garantire l'estrema difesa terrestre. E dove non potevano le forze di terra, ecco intervenire l'appello alle forze celesti. Quante preghiere contro le invasioni dei Mori e dei Corsari avrà ascoltato il Duomo duecentesco? O la chiesa di Santa Maria Maggiore? Quante invocazioni saranno state rivolte all'Arcangelo Michele che, armato di spada, aveva respinto l'assalto del maligno in persona? Tempi duri rispetto ad oggi, che però hanno saputo andare al di là della paura del momento e trovare la forza di creare bellezze sorprendenti che durano nei secoli. E per rendersene conto, basta concedersi una passeggiata nel giardino napoletano di Palazzo d'Avalos, un edificio quattrocentesco, ampiamente rimaneggiato nei secoli, secondo il gusto delle epoche. Ancora più indietro nel tempo, poi, la bellezza era unita a doppio filo alla salute del corpo, come mostrano i magnifici mosaici che adornano le grandi terme romane dell'antica Istonium, nome latino dell'insediamento imperiale, poi divenuto Vasto. Se lo splendore creato dalle mani dell'uomo è stato tanto, non si può dimenticare che la cornice più luminosa l'ha messa la natura. Mare è divertimento, come ricorda la statua della bagnante posta sopra uno scoglio a simbolo della città. Ed è sostentamento per il pescatore che vive del pesce pescato, sia con la barchetta, sia con il tradizionale e particolarissimo metodo del trabucco, eretto con pali di legno sulla costa. Mare è anche pericolo per i naviganti, come ammonisce il bianchissimo faro di Punta Penna, che con i suoi 68 metri è il secondo più alto d'Italia, dopo la Lanterna di Genova. Su queste acque il viavai di barche e motoscafi è ancora vivacissimo e dal porto di Vasto un traffico continuo di natanti movimenta le giornate. Rocco e Gianluca, assieme ad un pugno di amici, non appena possono, prendono il largo per concedersi qualche ora di poggiate, orzate, strambate, con le vele che salgono e scendono in base alla direzione e alla forza dei venti, come se si trattasse di una danza con gli elementi della natura. L'acqua sotto, il soffio capriccioso dell'aria sopra. Mezzo, solo l'abilità dell'uomo, maturata in anni di arte della navigazione.
E cosa dire allora dell'arte della pesca? Sono le prime luci dell'alba quando la ciurma del peschereccio Ottavio Padre è pronta per lasciare il porto. Ha tutte le carte in regola per fare un buon lavoro e sa perfettamente cosa fare perché la giornata sia buona. Alle basilari abilità di navigazione se ne aggiungono molte altre, necessarie al successo, tra le quali, prima tra tutte, la conoscenza delle zone di mare pescose e quelle invece magre. Sei miglia dal porto ed è il momento di calare la rete. 130 metri ad una profondità di circa 50. I motori non si spengono mai, rallentano al momento della posa e poi riprendono vigore, procedendo per altre 4 miglia, trascinandosi dietro il cono delle reti, dal quale non si sfugge. Così come non si sfugge al controllo attento della guardia costiera, che pattuglia le acque per garantire la tutela di tutte le parti in gioco. Il lavoro dei pescatori da una parte, l'equilibrio dell'ecosistema dall'altra. Quando le reti vengono ritirate, c'è sempre l'emozione di una partita a poker. Per quanto l'equipaggio abbia giocato mille volte, non sa mai quali carte distribuirà la sorte alla prossima mano. Triglie, mazzancolle, seppie, calamari, gamberi, rana pescatrice. Il bottino della giornata viene preparato per raggiungere il porto. Ad attendere il peschereccio, un cliente d'eccezione. Italo, chef con l'attenzione maniacale alla freschezza degli ingredienti. Bella. Bello, vero? Sì, bella. Bello, veramente. Okay. Grazie. Buona serata, chef. Ciao, grazie, ciao. Dopo la gita in mare, me ne concedo una di terra, anzi, tra le terre. Già perché la visita che rendo ora è ad un vero e proprio maestro nell'uso delle terre, un ceramista vasaio. Mi fai il 25? Giuseppe sa di essere uno dei pochi rimasti a tenere alta la bandiera di quest'arte artigiana. Ha un aiuto in bottega, il figlio, ma mi confida che è sempre più difficile trovare giovani interessati a questo lavoro. Mentre le mani vanno modellando l'argilla umida al tornio, mi racconta che la maggior parte degli apprendisti fa un tentativo poco convinto, pensando ad uno stipendio subito, e quando è così, la prova inesorabilmente fallisce. Giuseppe sin da piccolo amava costruire, usare le dita, ed ecco che gli capitò l'occasione di una prova in bottega, presso una famiglia di ceramisti. La passione di oggi è subentrata poco a poco, come quegli amori che iniziano in sordina, ma col tempo guadagnano ardore ed impeto. Ora l'artigiano ama profondamente il suo mestiere, che non cambierebbe con nulla al mondo. Quando il coccio si è asciugato, va bagnato alla fontanella, dove esce lo smalto vetrificante. Un esercito ordinato di vasi, piatti, anfore lo osserva in silenzio dagli scaffali. Ed io penso che ognuno di quei pezzi è unico e diverso da tutti gli altri. Figlio delle mani di un artigiano,
e non dell'esattezza geometrica ed ossessiva di una macchina. Un po' come accade con gli esseri umani, l'irregolarità qui non è difetto, ma carattere. L'imperfezione è anima, la differenza è ricchezza. Tempo, pazienza ed amore regnano in questa bottega d'altri tempi e il risultato è ora sotto i miei occhi dopo la lunga cottura. Carmine, prepariamo il pane di pentolo. Sì. La storia di Armando, invece, è quella di una vocazione chiara e netta, fin da bambino. E per conoscerla lo raggiungo a notte fonda. Mentre farina, semola, acqua, sale e lievito madre vengono rimestati nell'impastatrice, mi racconta che sua madre era spesso intenta a fare il pane in casa. E i suoi occhi di bambino si riempivano di meraviglia nel guardare l'impasto lievitare. Arrivano i sospirati 16 anni e finalmente si può lavorare. Il giovanissimo Armando inizia come dipendente, mettendo da parte ogni risparmio. I sacrifici vengono ripagati quando, solo 6 anni dopo, può già aprire un'attività propria, che porta avanti ancora oggi. Carmine è un collaboratore prezioso, diventato un vero e proprio braccio destro nelle lunghe ore notturne che scandiscono gli orari severi che questo impegno ordina alla vita. Il grosso del lavoro, infatti, è dalle 22 di sera alle 4 del mattino. I due non hanno dubbi. Quello del fornaio è un lavoro meraviglioso e una volta entrati nello strano ritmo di queste notti scambiate col giorno, le soddisfazioni sono grandi. E l'odore del pane quando esce caldo dal forno, prima che l'alba si affacci sul mondo, restituisce ad Armando un intenso momento di gioia dopo la nottata di lavoro. Il coccio preparato da Giuseppe è già posizionato sul fornello. Stefania ha aperto le danze del brodetto alla vastese, aggiungendo all'olio freddo dei pomodori, uno spicchio d'aglio, del peperone verde tagliato a listarelle, quindi prezzemolo e sale. Le fette di pane tostano rapidamente, mentre il sugo sobbolle. Ecco qua, pronto. Grazie. Preparato tutto. Grazie, ho preso un po' di pesce da Luigi, prepariamo sto brodetto. Va bene. Ed è qui che appare lo chef Italo col pesce già pulito per bene. Tracina, lucerna, gallinella, palombo, pescatrice.
e poi calamari, crostacei, triglia, merluzzo. Con l'aggiunta delle cozze, cotte in un lampo, siamo davvero alle battute finali. Ad Italo non rimane che tagliuzzare qualche lembo di peperoncino fresco. Per poi posizionare le fette di pane tostato, proprio come vuole la miglior tradizione del piatto. Alla fine del viaggio di oggi mi guardo intorno e rifletto. Se la società funzionasse proprio come il brodetto alla Vastese, le cose non andrebbero meglio. Pochi fronzoli e tanta sostanza. Sopra un fondo comune di valori basilari e condivisi, ognuno dovrebbe essere lasciato libero di essere così com'è, di modo che possa aggiungere il profumo della propria anima unica ed individuale nel rispetto del profumo altrui. L'acqua, l'acqua dolce, quella potabile, è un bene sempre più prezioso in un pianeta che si riscalda, che vedrà siccità molto più frequenti, sempre più popoloso, per cui l'acqua dolce viene usata sempre.